Anticipazione un posta al sole. Trama puntate dal 30 marzo al 3 aprile 2020. Marina in pericolo di vita. Adrenalina, suspense, litigi, equivoci, scelte, contrasti e quanto riportano i nuovi spoiler sulla soap napoletana. Le nuove anticipazioni un posta al sole, pronte a illustrarci nei dettagli e nei particolari la trama delle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020, sono intrise, come sempre, di storyline molto emozionanti. Sappiamo che Marina, dopo aver smascherato la vera assassina di Sebastiano Rosato, finirà in una situazione molto preoccupante, mentre Nico e Susanna cercheranno di portare Avella dalla loro parte per indurlo a collaborare con la giustizia. Bianca tenterà di convincere Giulia ad accogliere in casa una dolcissima cagnolina e la Poggi, inaspettatamente, instaurerà con l'animaletto un rapporto molto speciale. Guido e Mariella faranno un bizzarro passo falso, mentre le indagini sul clan Tregara continueranno senza sosta. Per Viola sarà sempre più difficile gestire la lontananza dal marito. Mariano intanto avrà perfidi piani in mente, mentre Giulia discuterà animatamente con i coniugi Boschi. Leonardo, per motivi lavorativi, dovrà raggiungere la Sicilia. E non vorrà partire senza Serena, che intanto soffrirà tantissimo a causa della situazione mai sperimentata prima d'ora in cui si trova. Filippo litigherà con Ferri a causa di una questione molto importante avente a che fare con la loro attività, mentre Nicotera cercherà di riportare un po' di pace all'interno della sua famiglia. La Cirillo, infine, sempre più sola, maturerà una decisione. Le vicende dei nostri amati personaggi ci attendono, come sempre, su Rai 3 dalle 20.40 alle 21.10. Lunedì 30 marzo 2020. Marina purtroppo è seriamente in pericolo a causa della follia della sua vecchia amica Gabriella. Roberto fa di tutto per salvarle la vita. Si vivono momenti molto drammatici. Nico e Susanna, determinate ad aiutare Eugenio, devono riuscire a convincere il loro assistito, un esponente del clan di Mariano Tregara, a collaborare con la giustizia. Bianca cerca di smuovere la compassione di Giulia per indurla ad accogliere in casa la sua nuova amica a quattro zampe. Si tratta di una simpatica cagnolina. La Poggi cerca di tenerla a debita distanza, ma il tutto si rivela fallimentare. Tra lei e il dolce animaletto si instaura, a sorpresa, un rapporto molto speciale. Martedì 31 marzo 2020. Le indagini sul clan Tregara proseguono senza sosta, arrivando a coinvolgere anche Nico e Susanna. Per Viola si fa sempre più complicato gestire la lontananza da Eugenio. Inoltre è perfettamente consapevole che la sua famiglia sta correndo un grosso rischio e questo non la fa stare tranquilla. È molto spaventata in quanto sa che gli uomini, come Mariano Tregara, non scherzano. Giulia discute animatamente con Franco e Angela riguardo alla gestione della cagnolina. Nel frattempo si scopre il vero motivo dell'avversione della donna per la cucciola. Avrà a che fare con qualcuno appartenente al suo passato? Mercoledì 1 aprile 2020. Leonardo, per motivi lavorativi, deve raggiungere la Sicilia. E non vuole distaccarsi da Serena. Teme in un riavvicinamento tra lei e l'ex marito. Per questo motivo, per fronteggiare questo problema, decide di avanzare una inaspettata proposta alla Cirillo. La donna spiazzata non sa davvero che cosa rispondere. La scelta dei testimoni per il matrimonio di Guido Del Bue e Mariella Altieri si rivela tutt'altro che facile. I due non sanno davvero come comportarsi e, in preda alla confusione, combinano un bel guaio. Riusciranno a districarsi dalla situazione? Serena intanto è molto pensierosa e teme di soffrire l'assenza dell'arena. Giovedì 2 aprile 2020. Serena sta male a causa della freddezza di Filippo e non riesce ad abbattere in alcun modo la distanza che si è venuta a creare con l'ormai ex marito. È in crisi e non sa se accettare l'invito di Leonardo, che le ha chiesto di raggiungerlo al più presto in Sicilia per trascorrere un po' di tempo insieme. Guido e Mariella capiscono di aver combinato un grosso pasticcio, hanno chiesto a quasi tutti i loro amici di essere i loro testimoni. E adesso? A chi diranno di sì? A chi invece no? Qualcuno si offenderà per essere stato scartato?
Filippo e suo padre intanto devono affrontare un'urgenza. Venerdì 3 aprile 2020. Nico e Susanna si giocano tutte le carte a loro disposizione per convincere Avella a schierarsi contro Tregara e dunque dalla parte della giustizia. Eugenio nel frattempo cerca di riportare un po' di pace all'interno della sua famiglia. Mariano ha dei nuovi loschi progetti in mente. Filippo e Roberto si scontrano riguardo a una questione lavorativa. Serena invece si ritrova a fare i conti con la sua nuova vita. Affrontare la solitudine a cui le scelte recenti l'hanno portata le risulta fin troppo difficile. Ciò pian piano la riporterà a riconsiderare il marito? O la farà avvicinare sempre di più a Leonardo? Anticipazioni imposte al sole. Puntate di aprile 2020. Alberto Palladini riuscirà a liberarsi dalle grinfie di Mariano Tregara? È stata Gabriella a uccidere Sebastiano Rosato. Marina finisce in una situazione di grave pericolo. La tensione regnerà sovrana nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda prossimamente. E questo soprattutto se facciamo riferimento alla famiglia Nicotera. Come ben sapete, Eugenio sta dando la caccia al boss di Napoli, Mariano Tregara, padre di Clara. Di recente il magistrato ha ricevuto una pericolosa intimidazione. Dunque sua moglie Viola, il piccolo Antonio e tutte le persone che orbitano attorno a lui sono in pericolo. Mariano infatti è un affermato quanto pericoloso capoclan. E come lasciano presagire gli ultimissimi spoiler, a breve qualcuno potrebbe vivere un momento drammatico. Il magistrato comunque sia ha fatto di tutto per nascondere a Viola quanto gli è accaduto. E ha chiesto addirittura la collaborazione di Raffaele e Ornella, i suoi suoceri, per evitare che la sua amata potesse allarmarsi venendo a conoscenza della verità. Tuttavia, stando a quel che è già stato trasmesso, il loro piano non è riuscito e Nicotera si è visto costretto a vuotare il sacco. E non solo, anche ad avanzare a Nico e Susanna una proposta importantissima. Intanto molti personaggi di Un posto al sole finiranno presto per occupare un ruolo di primaria importanza in questa intricata vicenda. Come ben sapete, Filippo e Serena stanno cercando una babysitter per la loro bambina, Irene. Nonostante la separazione, i due stanno tentando di mettere da parte i rancori e il nervosismo per il benessere della loro figlioletta. Purtroppo le discussioni non sono mancate e Roberto Ferri non ha fatto altro che peggiorare le cose, prendendo un'iniziativa piuttosto azzardata, senza cioè preventivamente consultare i coniugi Sartori. Ancora non è chiaro di cosa si è reso protagonista, ma pare che si sia recato da Clara per proporre il ruolo di babysitter. E udite udite, la donna apparirà come la candidata numero uno. Ciò esporrà alla lunga Irene a delle insidie? Ora nuove anteprime indicano che Giulia, appreso il tutto, resterà molto felice e farà di tutto per convincere la Cirillo a dare una possibilità all'ex cameriera. Quanto ad Alberto, che aspetta un bambino dalla figlia del boss, vedremo che tenterà di liberarsi sempre più di Mariano. Riuscirà nel suo intento? L'interrogativo è più che lecito, dato che, su un noto social, è apparsa una story in cui si vedono l'imprenditore e il Tregara uscire da un portone di un vicolo nascosto di Napoli. Dunque Mariano sarà una presenza sempre più ingombrante nella sua vita? Sembra di sì. Alberto però continuerà a battagliare disperatamente, cercherà un modo per liberarsi dell'opprimente ombra del boss. Ma ci riuscirà? Dove ci porterà questa storia? Inoltre sembra che non saranno solo i personaggi sopracitati ad essere coinvolti, loro malgrado nelle vicende appena esposte, ma anche tantissimi altri. Il cerchio dunque è pronto ad allargarsi sempre di più. E per finire soffermiamoci sull'omicidio di Sebastiano Rosato, la storyline che più di tutte ci sta tenendo con il fiato sospeso in questo periodo. Come vi abbiamo già spoilerato, Marina crede fermamente nell'innocenza di Fabrizio, è intestardita più che mai, nonostante gli alterchi legati al passato, è disposta a tutto pur di farlo uscire dal carcere. Fabrizio invece, devastato dai rimorsi, dai sensi di colpa per il male che ha provocato ad Arturo, a Denzio, il papà della Giordano, è pronto a qualsiasi condanna. Prossimamente la ricca imprenditrice avrà una geniale intuizione che la porterà a precipitarsi, in men che non si dica, nello studio del penalista Aldo Leone. I telespettatori di Rai 3 in questi giorni hanno preso in considerazione diverse ipotesi su chi possa essersi macchiato del delitto di Sebastiano. Tra i papabili sono apparsi Fabrizio, la stessa Marina e il maggiordomo dell'uomo.
molti però hanno escluso, o meglio, hanno dimenticato, un personaggio femminile apparso agli albori di questa vicenda. Stiamo parlando di Gabriella, l'amica d'infanzia di Marina. Quest'ultima, pensando a lei, non avrà più dubbi e la considererà a tutti gli effetti l'assassina di Sebastiano. E la Dark Lady, proprio quando cominceranno a piovere i sospetti sul suo conto, si farà altamente pericolosa. Le anticipazioni a riguardo indicano che Roberto tenterà disperatamente di salvare la Giordano da una situazione di grave pericolo, proprio quando Gabriella, pressata dal peso delle indagini e dalle accuse, deciderà di mettere a rischio la vita di Marina. E ci chiediamo, Ferri riuscirà a salvare la sua ex? Si esporrà lui stesso a dei gravi pericoli? Giovanna metterà le manette a Gabriella? Le trame ci lasciano nel vago, ma possiamo dirvi con certezza che al momento non sono previste uscite di scena tra gli attori principali. Dunque, a quanto pare, Roberto riuscirà eroicamente e coraggiosamente a trarre d'impiccio Marina. Siamo certi che le prossime puntate di Un Posto al Sole saranno una sorta di resa dei conti. Fabrizio verrà scarcerato? Gabriella sarà consegnata alla giustizia? E soprattutto la nostra amata Giordano finirà per avvicinarsi nuovamente a Rosato, oppure il suo cuore la porterà di nuovo da Ferri? Non perdete le prossime puntate di Un Posto al Sole per scoprirlo. Anticipazioni Un Posto al Sole. Prossime storyline. Arianna sceglie Andrea e parte per Londra. La rivederci ai fans della soap dell'attrice Samantha Piccinetti. Otello sarà inaspettatamente difeso da Rossella. Un po' di tempo fa vi abbiamo parlato della gravidanza dell'attrice Samantha Piccinetti, la nostra amatissima Arianna Landi. La Piccinetti è in dolce attesa e in arrivo il secondo figlio e di recente ha salutato tutti i telespettatori di Rai 3 attraverso un tenerissimo messaggio postato su un noto social. E così anche la nostra Arianna lascia Palazzo Palladini. Ma l'aspetta una nuova bellissima vita con il suo bimbo e il suo inseparabile Andrea. Per quanto mi riguarda, beh, avrò il mio bel da fare per un po'. Non so quello che succederà con Un Posto al Sole, ma chissà, forse ci rivedremo. Per ora diamo un grande abbraccio ad Arianna e diciamole di tornare presto. E io mando un bacio enorme a Daviduccio mio, a tutti i miei colleghi, capi, scrittori, redazione, amministrazione, insomma, tutti tuttissimi. Vi voglio bene. Queste righe ci hanno permesso di scoprire così la volontà della Landi. Dopo la partenza di Andrea Pergolesi per Londra, tante sono state le ipotesi avanzate dai fan di Un Posto al Sole. Molti hanno scommesso su una possibile love story tra la donna e Samuel. I due infatti si sono scambiati un bacio molto appassionato nel giorno di San Valentino. Altri telespettatori invece hanno subito ipotizzato un'immediata e felice reunion con il Pergolesi. Ebbene, adesso possiamo annunciarvi con certezza che il fatto che entrambi gli interpreti abbiano avuto, seppur per motivazioni completamente diverse, la Piccinetti una gravidanza, Davide divenuto la volontà di concentrarsi su altri fronti, l'esigenza di allontanarsi dal set ha reso fattibile il salvataggio della coppia Andrea e Arianna. La loro unione, se non fosse andata così, sarebbe sicuramente scoppiata per cause di forza maggiore. Resta da capire però che cosa succederà quando Samantha terminerà la sua maternità e vestirà nuovamente i panni di Arianna. Che cosa deciderà di fare? Resterà nella capitale britannica oppure avrà nostalgia della sua terra e farà dietro front? Incrocerà di nuovo Samuel nel suo cammino? Lo scopriremo poi. Al momento non è possibile azzardare previsioni né aggiungere succosi dettagli, in quanto le riprese di Un Posto al Sole sono ferme a causa dell'emergenza coronavirus. L'ultima puntata della serie infatti andrà in onda il 10 aprile 2020. Le riprese riprenderanno non appena la situazione in Italia lo consentirà. Ci auguriamo che tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile affinché la soap partenopea, così come tutte le altre produzioni televisive che risultano sospese o bloccate, possano tornare sul piccolo schermo per tenerci compagnia. Prima di chiudere, andiamo a soffermarci sul personaggio di Otello Testa, da pochi giorni tornato a Napoli, dopo essere stato ad Indica dalla sua Teresa. Le anticipazioni indicano che l'esuberanza dell'uomo lo porterà a scontrarsi con Renato e con Raffaele. Per fortuna ci sarà chi, anziché appoggiare questi ultimi personaggi, prenderà le difese dell'ex vigile. E tutto ciò avverrà in maniera del tutto inaspettata.
Come ben sapete, ogni volta che Otello fa ritorno a Palazzo Paladini, è solito portare un po' di scompiglio. E presto, a causa di una divertente guerra condominiale, l'uomo metterà in uno stato di agitazione tutti gli inquilini dello stabile. Ma nello specifico, su che cosa avrà da ridire? Vedremo che non mancherà di far notare a Raffaele, Guido e a Renato tutto ciò che non ha funzionato in sua assenza. Assisteremo a dispetti, ripicche, scaramucce, equivoci ed esilaranti colpi di scena. Il signor Testa sarà contro tutti e purtroppo, almeno all'inizio, nessuno vorrà appoggiare la sua causa né schierarsi dalla sua parte. Le cose però, come si evince dalle nuove trame, sono destinate a cambiare e in meglio per lui. A un certo punto vedremo Vittorio Del Bue tentare invano una sorta di riappacificazione tra i partecipanti della lotta, che però non darà i frutti sperati. Anzi, pare che i suoi sforzi si riveleranno controproducenti, finendo per inasprire ancora di più la contesa. Ma Otello sarà davvero solo? Nessuno prenderà le sue difese? Se Vittorio vorrà essere neutrale e svolgere solo il ruolo di paciere, possiamo annunciarvi con certezza che ci sarà chi, invece, si schiererà totalmente dalla parte del Testa. Stiamo parlando di Rossella, che deciderà di sostenere in tutto e per tutto l'amato nonno. Ciò quali conseguenze produrrà? Michele e Silvia cosa ne penseranno? Insomma, ne vedremo delle belle. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.